Eccolo qua inquadrato a centrocampo. Vediamo un po' chi è che riuscirà a raccogliere in questa prima tornata. E signorini a fondo campo che si appresta a giocare la boccia. C'è ancora Alfonso Mauro, vedete la sua nuova maglia. L'anno scorso in forza a Monastir Treviso. Vediamo un po', signorini, sembrava una boccia un po' bassa. E viene chiamato il vantaggio. Due bocce per Alfonso Mauro. Bagnoli e Signorini avevano superato nel primo incontro Paleari Diego e Luraghi Marco per 8 a 6 e quindi Porrozzi gioca la seconda partita contro Bagnoli. Dopo aver perso la prima al campo numero 1, qui siamo al campo numero 2. Da questa partita dovrebbe scaturire il vincitore della terzina. Vediamo un po'. L'accosto di Leo Porrozzi. Ottima boccia, centro del campo. Sì, si chiedono se ha vinto Andreani, sì, in effetti partita tiratissima, poi vinta da duo Andreani. Giuseppe D'Alterio. Perplesso, lo vedete inquadrato, Roberto Signorini. Vi ricordo, giocano per l'Avis di Montecatini. Punteggio è di 3-0 per Colbordolo. Bagnoli prova a prendere questo punto mentre i giocatori di Colbordo hanno una boccia ciascuno. Prende il punto con l'ultima boccia. No, hanno tre bocce da giocare e Andrea Bagnoli ancora un'altra. Al tiro Alfonso Mauro, dotato di una grande raffata. È abbastanza fortunato in questa giocata, ha colpito la boccia del punto, ha caricato il pallino e addirittura due punti a tavola. E il pallino guarda nella boccia, nel secondo punto, leggermente però, no, il pallino è prima, ma comunque non è che faccia tanto gioco, bisognerebbe, il pallino difficilmente può schizzare dalla parte opposta. Vediamo un po' se tirerà una boccia corta o cercherà di far gioco in qualche altra maniera Bagnoli. Sfiora la boccia dichiarata, ma comunque rimangono due punti degli avversari. Non è stata colpita bene, ha creato qualcosa di importante ugualmente, una boccia sui 70 centimetri a tavola. Vediamo se Leo Porrozzi riuscirà a inserire il terzo punto. Vediamo un po' la velocità.
Sembrano ferme queste bocce, ma è valida. E il terzo punto, tre ne hanno, e questo sono sei con questo. Ora è Alfonso Mauro che tenta di inserire il quarto punto, che li porterebbe a 7-0. Sembra corta. In effetti è corta, e quindi 3 punti, 6-0 per Colbordolo. Poi vi diremo le composizioni dei vincitori delle varie terzine. E dal momento che vengono occupati i tre campi, ogni campo libero, vengono girati, ecco, come si suol dire, e abbiamo difficoltà a darvi momentaneamente le composizioni dei possibili vincitori. Quindi è sempre difficile poi prevedere, di tutto questo poi ne parleremo col direttore di gara che è qui accanto a noi, quando saranno terminate appunto le partite agli 8 punti, e vi diremo i vincitori delle rispettive 4 terzine che poi si incontreranno in partite ai 12 punti, in pratica 2 semifinali e finale. Verranno giocate ai 12 punti. Vi ripeto i premi che ci sono in palio per questa parata dei campioni. Alla prima coppia classificata vincerà un buono valore di 1000 euro, la seconda classificata buono valore da 500 euro, terzi e quarti 250 euro per coppia, e dal quinto al dodicesimo 100 euro per coppia. Signorini si lamenta per aver giocato una boccia sul lungo, e ora è Porrozzi che cerca di riprendere questo punto, sembra ben indirizzata, poi vedremo se il punto è preso, l'arbitro dice di sì, questa è un'ottima boccia, vediamo un po' Bagnoli. È intenzionato a tirare questo punto, due bocce per lui. Tiro sotto mano, rimpalla un po' tutto, pallino, boccia, e prende anche il punto Andrea Bagnoli. Ultima boccia di tornata per Alfonso Mauro, e un ultima boccia anche per Andrea Bagnoli. Il punteggio, ve lo ricordo, 6-0 per la coppia di Colbordolo. Boccia sul corto, con la speranza che possa rimpallare qualcosa, vediamo, ma non va al tiro Bagnoli, punto non tanto buono. E cerca con l'accosto di conquistare il primo punto di partita, di questa partita ci riesce, se non è lunga ci dovrebbe riuscire, è leggermente lunga ed è il primo punto per Andrea Bagnoli e Roberto Signorini dell'Avis di Montecatini. Vi aggiorniamo dagli altri campi. L'Alto Verbano nel primo campo sta vincendo per 7-1 contro Ancona 2000. Alto Verbano con i due Roberto Antonini e Turuani. La coppia dell'Ancona 2000 è composta da Federico Patregnani e Andrea Cappellacci. Quindi 1 Ancona, 7 Alto Verbano. 7 pari invece al campo 3. Tra Brescia, bocce, in pratica Ricci e Mussini, che stanno giocando contro Luca Viscusi e
Paolo Luraghi. 7 pari. Vediamo questa ottima bocciata di Alfonso Mauro. Ecco Leo Porrozzi, giocatore di Colbordolo da tantissimi anni, anche se in qualche occasione è emigrato nella sua Umbria o nel Bolognese, ma poi è tornato alla corte del presidente Anselmo Druda. Boccia giocata leggermente sul lungo da parte di Porrozzi. Prova a togliere questo punto Roberto Signorini. Vi ricordo il punteggio 6-1 per Colbordolo. Ottima giocata per Signorini, crea il bersaglio. Vediamo un po', tiro di volo, bersaglio, potrebbe anche tirare di raffa, tirare di raffa dichiarando e muovendo il pezzo dichiarato. C'è da attendere un attimo, in quanto sull'altro campo si stava... Abbiamo visto nel frattempo Mussini raccogliere le bocce. Colpisce nel frattempo, ma vediamo un po', forse aveva dichiarato pallino, la boccia è andata via sola e quindi vantaggio per gli avversari, se ne rammarica Alfonso Mauro. Quindi al campo numero 3, ripetiamo, abbiamo visto Mussini raccogliere le bocce, il punteggio era 7 pari, presumiamo appunto che la vittoria sia andata a Mussini, Ricci, su Viscusi, Luca e Paolo Luraghi. Rimane a questo punto di... Alla corsia 3 per la società Virtus L'Aquila, comitato L'Aquila, di Nicola Giuliano Savoretti Mirko. Per la società MP Filtri Rinascita, comitato di Modena, Viscusi Luca, Luraghi Paolo. Il punto rimane di, della formazione dei Montecatini. Due bocce per Andrea Bagnoli. Vediamo un po' che cosa... cercherà di fare, ma viene, vediamo, ha dichiarato boccia di volo leggermente bassa, sarà da visionare se la bocciata è valida. È valida, ha mosso comunque qualcosa e ora, tirando proprio bene, potrebbe anche realizzare due punti, ma deve essere bravissimo per inserirlo. Gli indica anche la strada Signorini Paolo, Signorini, scusate, Signorini Roberto, non è presente Paolo quest'oggi qua. Tirata senza pretese, ci sembra, anche se... facendo qualche centimetro in più avrebbe potuto realizzare anche due punti. Il punteggio è di 2-6. Conducono naturalmente ancora i giocatori di Colbordolo. Gioco ancora sul corto, dove è obbligatorio tirare di volo.
buona ma non ottima, 50 circa, e vediamo Leo Porrozzi. Campo 1 recupera qualche punto Ancona 2000 su Turuani e Antonini, Capellacci e Patrignani, ora sono sul 3-7 per gli avversari. Alfonso Mauro al tiro, pallino non colpisce, dopo aver dato l'impressione che Porrozzi potesse andare a punto, hanno deciso il tiro sul pallino. Stavolta Mauro lo colpisce e forse è il primo pallino che vediamo uscire dal campo. Tiro valido, si rifà la giocata. Allora, mentre si sta rifacendo il tiro, e vi ripeto il punteggio, 2-6 in favore di Colbordolo, accanto a me il presidente dell'Alto Verbano, Paolo Basile, lui che ha organizzato un po' insieme ai suoi collaboratori questo grande evento qui in Dunolona. Oggi abbiamo visto presente anche il sindaco e l'assessore allo sport. Diciamo subito, Paolo, un grande avvenimento per Dunolona e per il comune, la provincia. Sì, innanzitutto ciao Giorgio e grazie dell'opportunità che mi dai. Sì, un grande evento che, visto anche il favore di calendario che c'è stato, uno spostamento di una gara, ricordiamo che la nostra gara era la corsia 1 per la società Ancona 2000, comitato di Ancona, Manuelli, Gianluca, Cesini, Marco. Per la società Alto Verbano, comitato di Varese, Dalterio Giuseppe, Andreani Cristian. Dicevo, la nostra gara era in programma per la metà di novembre, c'è stato uno slittamento, quindi ci hanno anticipato la manifestazione un mese prima, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà nell'organizzazione visti i tempi, però diciamo che abbiamo approfittato e abbiamo inserito anche questa parata, che penso che qua a Varese erano almeno 20 anni che gli appassionati, il pubblico, amanti delle bocce, non vedevano certi giocatori partecipare. Beh, avevo detto in apertura che erano presenti anche le istituzioni qua, ed è un piacere averli, in quanto riteniamo che vi seguano. Sì, anche se io, Giorgio, su questo sono più per lo sport praticato e dare, diciamo, il palcoscenico ai giocatori, perché se è vero, come è vero, che senza le società certe manifestazioni non si potrebbero svolgere, è altrettanto vero che senza i giocatori, che sono i protagonisti, allo stesso modo queste manifestazioni non si potrebbero comunque effettuare. Tutto vero, Paolo, la penso come te, però diciamo che le istituzioni in questi casi dovrebbero dare una mano allo sport, alle persone che si dedicano allo sport, perché sport vuol dire anche socializzare in pratica. Sì, assolutamente sì, anche se, Giorgio, su questo la politica, io veramente nel mondo delle bocce la vorrei veramente lasciare stare, perché sappiamo tutti benissimo che il nostro sport è fatto tantissimo di amore, di passione, di cultura, e più delle volte anche i nostri volontari, è proprio la parola lo dice stesso, quindi volontariato, quindi le istituzioni è giusto che siano presenti, perché è chiaro che quando oggi vediamo qua un bocciodromo strapieno già dalla mattina per le prove ad assistere, si prendono anche loro, diciamo, il loro spazio, come è giusto che sia. Al di là di queste nostre divagazioni, diciamo, che cosa ti ha colpito di più quest'oggi fino a questo momento, Paolo?
Devo dirti una cosa, soprattutto visto le polemiche degli ultimi tempi sui giocatori dell'alto livello, sto vedendo e mi fa molto piacere la professionalità, l'educazione, il modo di stare in campo dei giocatori. Questo veramente è una cosa che a me piace vedere, oltre chiaramente a livello di gioco. Bene, questo non avevamo dubbi anche perché l'alto livello dovrebbe essere un po' la vetrina anche per tutti gli altri giocatori di livelli più bassi. Ecco, questo ci fa piacere perché in effetti deve essere così. Qualcosa vuoi dire sulla gara di domani? Altra gara di livello, diciamo, è la prima gara, mi sembra, del circuito FIB della nuova stagione. Sì, anche qui abbiamo, diciamo, preso la palla al balzo, quindi abbiamo accettato l'anticipo che ci è stato richiesto dal comitato per inserire questa gara, il nostro terzo Gran Premio. E abbiamo fatto 9 gironi, ci aspettavamo qualcosina di più, c'è in concomitanza, ahimè per noi, ma sono contento per gli amici emiliani e dei paesi limitrofi, una gara nazionale. Normale in Emilia, c'è un circuito a Latina, comunque direi che 9 gironi a coppie, gara del circuito, sono molto contento e speriamo anche domani di assistere a un altissimo livello. Due parole sulla formazione che ha allestito per il campionato di quest'anno, campionato di Serie B che andrete sicuramente ad affrontare come favoriti. Sì, Giorgio, grazie, grazie per questo pronostico. Era così anche l'anno scorso e noi abbiamo trovato Montecatini che con merito ha vinto. Io, avendo avuto modo negli anni addietro di seguire personalmente in qualità di CT le formazioni che erano impegnate nel campionato di Serie B, secondo me è molto più difficile una promozione dalla B alla A che non una permanenza in Serie A. Per assurdo, e non vorrei peccare di presunzione, noi abbiamo una formazione che potrebbe starci in Serie A dal quarto posto in giù e potrebbe anche salvarsi. È molto più difficile salire dalla B alla A e l'anno scorso, nonostante i favori del pronostici, siamo rimasti in B. Quest'anno ci riproviamo, ho cercato di fare degli aggiustamenti dopo la partenza e quello che tutti sanno di Gaetano Miloro, l'abbiamo sostituito con Cristian Andreani, che è un giocatore comunque di livello, lo riportiamo a fare questo tipo di attività. Abbiamo inserito, oltre a Cristian Andreani, Davide Ceresoli, che comunque non dimentichiamoci che è già 4-5 anni che anche lui fa parte di queste competizioni, quindi ritengo che ci possa dare anche lui un'ulteriore mano. Il gruppo è compatto e penso che si possa vincere anche fuori dal campo, soprattutto, quindi sono molto fiducioso, ma come sempre. E riprenderemo sicuramente domani altri argomenti, ma vorrei che ci dicessi anche, hai portato qui all'Alto Verbano una campionessa d'Italia. Sì, Giada Menegazzi, sono molto contento anche di questo arrivo, perché noi la nostra campionessa ce l'avevamo già e rimane tale, che è Sefora Corti, che saluto. Tra l'altro adesso so che è impegnata a Roma in una riunione della Regione Lombardia della Tecnica e non è potuta essere presente. E Giada Menegazzi, un arrivo comunque importante per dare vita e per dare un proseguo a un'attività anche femminile che noi dall'anno scorso abbiamo iniziato a conoscere e che sicuramente intendiamo sviluppare. Grazie a Paolo Basile, presidente dell'Alto Verbano. Noi continuiamo a seguire questa interessantissima partita che era iniziata con un 6-0 a favore di Colbordolo, ora è 5-6, sempre a favore di Colbordolo naturalmente. E ringrazio, non so se hai qualcosa da dire per terminare il nostro discorso di quest'oggi, Paolo. Era in merito alla partita che tu stavi commentando sul 6-0 per Colbordolo. Sembrava che era al momento l'unica terzina che andasse ai pallini con la vittoria di Colbordolo, perché se dovesse vincere Colbordolo sul campo 2 sicuramente si andrà ai pallini, quindi bisogna aspettare anche qui. Grazie Giorgio, a dopo, buon lavoro. Grazie, era Paolo Basile, ripeto, presidente dell'Alto Verbano.
E allora, 5 a 6, vediamo un po' Alfonso Mauro, pronto al tiro, colpisce e realizza il punto, e questo già era importante, aver colpito, oltretutto realizza un ottimo punto, quasi a fondo campo, come vi ha detto il presidente dell'Alto Verbano, sarebbe una cosa abbastanza spettacolare quella di assistere anche al tiro dei pallini. Hanno terminato le bocce i giocatori del Colbordolo, ripeto, conducono per 6-5, ma conducevano per 6-0. Tre bocce da tirare per i giocatori dell'Avis Montecatini, Roberto Signorini e Andrea Bagnoli, mentre a fondo campo vedete Giuliano Di Nicola che si appresta ad effettuare appunto il secondo incontro col suo compagno, col suo figlio compagno Mirko Savoretti. Hanno tre bocce per poter vincere l'incontro, ma questa boccia è corta, non realizza il punto, ancora due bocce per Bagnoli, vediamo un po' se va al tiro, può girare la sua, può fare partita ugualmente se colpisce bene e la sua boccia gira verso la sponda, è stata colpita bene e Roberto Signorini fa segno che sono due punti e quindi ha la possibilità di realizzarne il terzo. Anche l'arbitro di partita conferma i due punti a terra. E inserendo questa boccia, la prima coppia semifinalista dovrebbe, mettiamo in condizionale perché poi la conferma ci deve arrivare dal direttore di gara, dovrebbero essere appunto Andrea Bagnoli e Roberto Signorini dell'Avis Montecatini. Vediamo un po', Bagnoli difficilmente sbaglierà, lo spazio è tanto e la bravura del giocatore non abbiamo dubbi, e in effetti è la miglior boccia tirata. 8 a 6 vincono l'incontro e, dicevo, si qualificano per le semifinali Andrea Bagnoli e Roberto Signorini. Noi ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco.